Ciao a tutti e a tutte, eccoci alla rubrica E dopo la maturità, quale futuro? Oggi intervistiamo Martina Pireddu, che si è diplomata all'IPSIA Meucci di Cagliari, indirizzo odontotecnico. Martina è una delle partecipanti all'iniziativa della tecnica della scuola 100 alla maturità. Ciao Martina, benvenuta. Ciao, ciao a tutti. Allora, iniziamo subito la nostra chiacchierata. Rompiamo il ghiaccio, Martina. Allora, qual è la primissima cosa che farai subito dopo la maturità? C'è in previsione un viaggio o un progetto con i tuoi amici? Allora, progetto con i miei amici? No, attualmente no. Sinceramente la mia voglia di andare all'università si contrasta con la mia voglia di lavorare, dunque sinceramente sono ancora molto indecisa, ma sicuramente rimarrò senza, di certo non rimarrò con le mani in mano, ecco. Qual è il progetto per il tuo futuro? Inizierai subito a un percorso di studio universitario oppure ti immetterai nel mondo del lavoro? Allora, sicuramente entrambi i casi riguarderanno il mondo sanitario, dunque se io dovessi continuare l'università opterei per una triennale per infermieristica. Oppure se non dovessi, diciamo, avere l'opportunità di andare all'università, opterei per un odontotecnico come io ho studiato 5 anni, vorrei portare avanti questa passione che, tra virgolette, è nata dentro di me. E come è nata questa passione? Raccontaci un po' la tua scelta, quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere questi studi? Allora, è un po', diciamo, banale, come sembra un po' presa così alla me ne frego, tra virgolette, perché all'inizio io in terza media, cioè dalla seconda media alla fine della terza media, io volevo andare a un liceo classico, che è l'Eleonora d'Arborea di Cagliari. Poi ho visto cioè è stato fatto l'open day nella mia scuola di questo Meucci, che io sostanzialmente non sapevo neanche l'esistenza. Ho detto Meucci, ho detto boh, che curiosità. Dunque è nato un po' tutto dalla curiosità, perché ho visto che nella mia scuola si fanno l'indirizzo meccanica, cosa molto concreta alla fine, è un indirizzo odontotecnico. Dunque ho detto odontotecnico, poi come mi hanno fatto vedere, diciamo, delle immagini di questo corso dove, diciamo, si realizzavano delle protesi, tutti i denti, materiali, mi è piaciuto troppo. Dunque sono tornata a casa e gli ho detto mamma, io voglio fare il Meucci. E lei mi ha detto, ma sei sicura? Ho detto sì, proprio diretto. Dunque è nato un po' in maniera casuale, oppure comunque sono stata spinta dalla curiosità di questo mondo. Adesso passiamo a due domande più di attualità. Ti chiedo quali sono, se in questi anni scolastici hai mai avuto esperienze di cyberbullismo direttamente o indirettamente? Allora, cyberbullismo no, io sono stata vittima di bullismo. Cyberbullismo l'ho vissuto sì, ma indirettamente, mi sentivo male da parte della persona, diciamo, bullizzata stessa, dunque ho cercato in modo di sovrastare questo fenomeno che sostanzialmente, se non tutti attueremo delle normative o comunque della volontà di far terminare questo fenomeno, sostanzialmente non finirà mai. Cyberbullismo l'ho vissuto, sì, tramite appunto indirettamente, è una cosa pessima, come appunto il bullismo. Hai appena accennato che sei stata vittima di bullismo. Ti va di raccontarci come hai affrontato questa situazione e il perché è nata soprattutto? Allora, io ho sofferto di bullismo a partire dalle elementari. Alle elementari, diciamo che non ero un'ottima studentessa, nel senso ero una media, una che si atteneva al 6-7, avevo degli insegnanti che comunque non mi diciamo aiutavano comunque a dare di più. Io venivo messa in un angolino, presa a calci solo da maschi. Io comunque ero molto piccola, non capivo neanche realmente cosa stesse succedendo. Dunque non reagivo, ero nulla, ero un'inetta. Diciamo che
se n'è accorta mia mamma perché io andavo tutta bellina con le calze velate, tutta elegante, no? Ne rientravo tutta con le calze eleganti, piene di buchi, e lei si arrabbiava con me perché ho detto, cavolo, sono nuove, come fai a romperle? Ma gli ho detto, mamma, non è colpa mia. Da lì diciamo che è nato tutto, poi vabbè mia mamma è andata dove dovevo andare, dalle insegnanti, che sostanzialmente poi non avevo fatto nulla. Finite le superiori e le elementari, sono passata alle medie, che diciamo che io non ho una struttura fisica come le altre ragazze, nel senso tendo a rimanere un po' più grossa, ma non è importante, l'ho capito solo negli ultimi anni che non è importante. Venivo lì, venivo presa in giro perché comunque ero, rispetto agli altri, secondo gli altri ero grassa, mi chiamavano scrofa, se maiale, non venivo considerata. L'obesità forse peggio perché crescendo capisci di più, l'ho vissuta peggio. Venuta, infatti ho scritto anche un tema sul bullismo, su questo, diciamo che l'ho visto come uno sfogo. Arrivata alle superiori pensavo che fosse finito, almeno quello che, cioè, quello che comunque non si dovrebbe fare tra grandi, o comunque una volta maturati, diciamo che io infatti questa votazione del 100 centesimi a lode l'ho presa come un riscatto, perché per gli altri può sembrare solo un numero, e hanno ragione, io l'ho presa come un riscatto perché vorrei vedere cosa direbbero gli altri, i miei vecchi compagni di classe, le mie vecchie maestre, a dire, cavolo, Martina è arrivata in alto. Arrivata alle superiori pensavo di essere più tranquilla sotto questo punto di vista. Diciamo che in prima superiore, vedendo i miei primi voti, ho detto, cavolo, prendo un sacco di voti alti. Ho iniziato, diciamo, a essere isolata per il fatto che comunque io non ho un carattere facile. Cioè, mi isolavano, parlavano di me, io lo capivo, io ci stavo ancora più male, tanto che in quarto superiore si è dovuto tenere un consiglio di istituto straordinario, un consiglio di classe straordinario, dove diciamo ci dovevano essere dei provvedimenti che poi non sono stati presi. Io più che altro ho avuto dei problemi con le ragazze, perché con i ragazzi di genere maschile io ci andavo d'accordissimo. Diciamo che mi sentivo male perché comunque mi sfruttavano solo per i compiti, per le verifiche, io lo vedo come un film, i soliti casi da film di televisione, insomma. Poi diciamo che in quinta superiore siamo cresciuti come classe, come persone, ci sono stati meno episodi. L'ho vissuta molto Bene. meglio, sinceramente. Quindi complimenti per quello, per come hai affrontato questa situazione. Grazie. Adesso ti chiedo un'altra domanda, tu hai mai sentito parlare del DDL Zan e pensi che servirebbe una giornata a scuola contro l'omofobia? Allora, ho sentito parlare del DDL Zan, sinceramente penso che io sono pro gay, lesbiche, comunque chi ama, chi si ama, comunque il genere umano in generale. Penso anche che se non ci dove. Questa legge non ci dovrebbe essere se tutti rispettiamo tutti, come non c'è una legge che difende, tra virgolette, gli eterosessuali. Io sì, penso che servirebbero a questo punto più giornate scolastiche, che comunque facciano capire realmente che non c'è nulla di male in amare delle persone dello stesso sesso, o comunque di qualsiasi altro genere che non sia un uomo, oppure un sesso opposto dal tuo sesso. Penso anche che comunque le discriminazioni siano una cosa inutile, perché io sempre sembra una frase fatta, ma si tende a discriminare chi di solito non riesce a essere o a fare o a dire quello che quella persona fa nella vita. Bene, allora, sotto questo punto di vista, cosa diresti ai tuoi coetanei in questo particolare momento storico? Allora, in questo momento storico è difficile trovare delle parole perché comunque stiamo affrontando sotto diversi punti sociali, economici, politici, delle problematiche abbastanza pesanti che influiscono molto sul genere, diciamo,
sul nostro gene, sui giovani. Io penso alla classica frase: non arrendetevi mai, siate sempre sulla stessa strada, non ascoltate chi non dovete ascoltare, ma ascoltate invece chi cerca di aiutarvi e darvi consigli. Purtroppo alcune volte lo capirete a ultimo, però l'importante è che voi riusciate a compiere, diciamo, i risultati che, diciamo, vi metterete in testa e niente. Grazie Martina per la tua disponibilità, in bocca al lupo per il tuo futuro. Noi ci vedremo con altri appuntamenti con i ragazzi e le ragazze di Centro alla Maturità.